Ciao, sono Matteo, speaker di Teen Social Radio e inviato per All Music Italia e sono qui con Federica Carta. Secondo anno consecutivo al Giffoni, cosa ti aspetti? Mi aspetto tutto l'amore che ho ricevuto anche l'anno scorso e non vedo l'ora di salire sul palco stasera. Ho già visto persone al blue carpet, nonostante il caldo comunque sono qua e sono belli carichi, devo dire. Io però da quest'anno all'anno scorso ti vedo un po' cambiata, bionda come Marilyn. Esatto, ci ho provato, non sarò mai come lei, però per l'uscita del mio singolo come Marilyn appunto ho fatto questa pazzia che in realtà volevo fare già da un pochino, un cambiamento ogni tanto ci sta, no? Cioè, certo, questa è stata l'occasione giusta. Cos'è per te la solitudine? La solitudine è sicuramente quasi uno stato d'animo, perché quando poi c'entri in relazione diventa parte di te, anche se poi in realtà hai tante persone intorno che ti vogliono bene, può capitare di sentirsi soli. E i giovani secondo te sono un po' soli oggi? Credo che l'essere umano di base si senta un po' solo, però forse per i giovani è un po' più difficile e più facile dirlo adesso, perché con i social è sempre più difficile avere delle relazioni vere con le persone e c'è sempre di mezzo un po' di finzione e questa cosa fa soffrire, soprattutto se sei una persona sensibile. Certo, denunciare comunque, far vedere che ci sei presenti è importante. E quali sono le cose che dimentichi proprio ma senza farlo apposta? Io sono una persona molto sbadata, ad esempio oggi ho dimenticato a casa mia a Roma gli in-ear, che sono le cuffiette che usano i cantanti per il palco, quindi dovrò cantare senza cuffiette, spero di non fare un casino. Una prova di coraggio comunque. Ma io mi dimentico qualsiasi cosa, purtroppo, sto cercando di migliorare, quindi... No. Essendo qui a Giffoni, c'è un personaggio che vorresti interpretare o doppiare? Ma io ho avuto il regalo, il privilegio di poter doppiare nella mia vita un cartone animato che si chiama Pupazzi alla riscossa, ed ero Moxie, un pupazzetto rosa. E non penso di poter mai doppiare un personaggio reale, perché c'è chi lo fa di lavoro. E non lo so, non ci ho mai pensato. Mai dire mai, poi, quello che verrà. Mi piacerebbe studiare recitazione, però lo lascio fare adesso a chi lo sa fare, lo fa da tutta la vita. E parlando di musica, questa è un'estate da ballare anche con Federica Carta, con le tue canzoni, con quelle che hai fatto con Shade. Ma tu, domanda così a bruciapelo, quando sei sotto la doccia, che cosa canti? Qualsiasi cosa mi venga in mente, però io ho un album che metto ogni volta che mi devo preparare, che è Petals for Armor di Hayley Williams, la cantante di Paramore, e lo so a memoria, cioè quando finisce una canzone so già qual è quella che comincia dopo, e la mia fissa. Ti galvanizza insomma. Sì, esatto, però lo amo. Grazie che sei stata qui con noi. Ti mando un bacio grande.